Le elezioni europee del prossimo 6-9 giugno sono un momento importante, di passaggio, forse anche cruciale per l'Unione Europea e per i suoi cittadini. La Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, la Conferenza delle Chiese d'Europa e l'Assemblea Interparlamentare dell'Ortodossia hanno voluto rilasciare una dichiarazione comune per esprimere insieme le preoccupazioni per questo momento di passaggio della vita dell'Unione Europea e per il futuro dell'Unione Europea, con un invito pressante a votare secondo coscienza, soprattutto ricercando e perseguendo quei valori che sono alla base dell'Unione e che i cristiani riconoscono come, propri, alla radice dell'Unione stessa. Ci sono motivi di grande preoccupazione in questo momento, le crisi attraversate e quelle in corso, le sfide dinanzi a noi, le guerre in atto. Tutto questo deve spingere a contrastare, la tendenza alla strumentalizzazione della religione e alla disinformazione, cercare invece di mettere, in atto e di mettere in luce i valori che permettono alla Unione Europea di andare avanti, di costruire un futuro sicuro. I cristiani in questo sono invitati a impegnarsi e a coinvolgersi nella maniera più piena e cordiale. Il loro impegno è non soltanto nel momento elettorale, ma nel promuovere soprattutto come cittadini e come rappresentanti nelle istituzioni il dialogo più ampio possibile. Non solo per portare i propri valori, ma per promuovere il bene dell'Europa intera, con la forza di quei valori comuni che, le elezioni dovrebbero essere l'occasione di riproporre e ripresentare. Con un'Europa sempre più unita e sempre più forte, unicamente capace di affrontare le sfide che si presentano dinanzi al suo futuro.